Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Chocobo Racing. Lo sto in realtà provando per testare come vengono i video sulla Switch, perché è il primo video che faccio da Switch questo. Quindi vediamo un po'. Dov'è? Se l'ho persa dopo tutta questa strada, nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, forse là, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Cosa ne pensate di questo gioco? L'avete mai provato? Fermati. È gratuito se non sbaglio. No, Coupon! Non pensarci nemmeno, Coupon! Sì, mi nasconderò in questa foresta. Mi sembra un gioco un po' del cavolo, eh? Così a sensazione, non l'ho provato per carità. Oh, perché proprio me? Se solo fossi più veloce, riuscirei a sbarazzarmene. Coupon! I Moguri sono dei personaggi di Final Fantasy, così come Chocobo. Ma che posto è questo? Dove sono? Io di Final Fantasy ho giocato solo il 9. Ti prego di accettare le mie scuse più sincere. Non era mia intenzione coinvolgerti. Che significa? Sto solo cercando di scappare. Come on! Una semplice coincidenza. Anche io stavo cercando di sfuggire a un inseguitore. Questa foresta mi è sembrata perfetta per nascondermi. Poi ho incontrato te. Quindi non sto per morire. Come on! No, non stai per morire. Anzi, infonderò in te ciò che resta della mia forza. Con questo potere potrai sfuggire a chi ti insegue. In cambio, ti chiederò soltanto di offrirmi rifugio dentro di te, solo temporaneamente. Non ci ho capito molto, ma se questo mi salverà, affare fatto. Coupon! Ti ringrazio, e adesso. Dove è finito? Accidente, è riuscito a seminarmi. Uomo con sei braccia si chiama quel tipo, ok? E ovviamente ragazzi non aspettatevi la qualità grafica dei giochi che sono solito portare qui. Niente 4K, niente giochi su un PC di fascia alta, stiamo giocando su Switch. Io non semino nessuno. Come on! Quando lo vogliono, lui c'è. Col suo bolide rosso, fischietta impavido, lui c'è. Con gli occhi luccicanti dietro al suo volante brillante. Tutti conoscono il suo nome, ma nessuno sa chi è. Muahaha, niente paura, pilota X è qui. Gareggia contro di me, se vincerò, il tuo veicolo sarà mio. Non so nemmeno come si giochi a questo gioco. Non puoi battermi. Vincerò io, e a quel punto dovrei obbedire ai miei ordini. Allora, io non so come si gioca. Turbo spinta. R, derapata, ok. Durante una derapata derapa scintilla per ottenere una turbo spinta. Come Super Mario? Devi premere R. Ponte Magno, difficoltà principiante, sì, non so come si gioca questa roba. Saltiamo. Ripassiamo le tecniche che ti servono per ottenere un vantaggio durante le gare. Cominciamo con un turbo partenza. Premi e tieni premuto A in questo momento durante il conto alla rovescia per ottenere un turbo partenza. Provaci qui durante il 2. Buono, si gode. Ce l'ha fatta, continua a tenere premuto A per accelerare in linea retta. Ehi, devo curvare, adesso prova la derapata. Mentre guidi, puoi anche sterzare. Usa L per sterzare. Ci ho provato prima, ma non me lo faceva fare, eh. Ottimo lavoro. Ah, devo tenere premuto L, ok. Adesso prova a derapare. Premi A e inclina L verso destra. Quindi premi e tieni premuto R. Lo sto facendo. Ah, ok, era quello sopra. Ce l'hai fatta. Se mantieni la derapata, che non ho letto. Non continua a leggere. Mentre sei in derapata, puoi ritornare. Ma no. Se perdi velocità, perdi la derapata, ricominciamo. Sì, ma non. Ci ha capito una sega. Ok, vai. È che non ti fa leggere. Ok, acceleriamo. Questo è letteralmente il tutorial. Ok, va bene. Ottimo lavoro. Ora, tieni premi A e inclina R verso destra. Ce l'hai fatta. Se mantieni la derapata abbastanza lunga. Tieni premuto A e premi R. Prova a mantenere la derapata finché le tue ruote si illuminano di rosa. Mentre sei in derapata, puoi ritoccare la traiettoria. Ah, ok, va bene. Ce l'ha fatta, ecco il rosa. A questo punto rilascia R per attivare una turbo spinta. Vai. Ok, si controlla malissimo. Ora sai cosa fare. Usa queste tecniche per battere Gilgamesh. Ok, questa è la tecnica essenzialmente. Quindi come Super Mario, cioè potevano anche banalmente dirlo, ciao, sono una copia di Super Mario. Ecco, non ho fatto il turbo perché mi ero distratto a parlare. Comunque vediamo.
Ok, così. In testa al cavolo c'è Gilgamesh. Posso prendere la scia? No. Vai. Vai. No, ma mi ha superato la merda. Giro 2. Vediamo se va meglio ora, eh. Vai, vai, cupo, cupo, sì. Sì, vabbè, ma... Cosa sta facendo? Ha attivato qualcosa, posso attivarlo anch'io? Ho attivato anch'io qualcosa. Oh, interessante. Quindi ci sono anche i superpoteri come Super Mario. Vai. Ok. Cioè, questa è letteralmente una copia di Super Mario Tarocco, cioè. Ma è legale fare questa cosa, Square Enix? Chiedo. Lo so, magari sì, eh. Ok, ottimo turbo. Tra l'altro sto giocando con i Joy-Con, manco con un controller Pro Controller, perché non ce l'ho ancora di Switch. Non ce l'ho ancora un Pro Controller di Switch. No, dai, ho perso il turbo. Vabbè, tanto ho la scintilla. Potrò mandarla indietro? Boh. Ok. Abbiamo battuto Gilgamesh, abbiamo vinto. È soddisfatto le condizioni di vittoria. Il giocatore deve arrivare prima di Gilgamesh. Storia aggiunta, capitolo 1. Ok. Beh, ecco. Basta zuffe per oggi. Fai il bravo d'ora in poi. Cazzatissimo. E invece no. Cupo! Devi obbedire ai miei ordini. Ma cos'è diventato un master? Questo non posso dirlo. Questo video sarà sicuramente indirizzato a bambini. Qui finisce la prova gratuita del gioco. Per continuare a giocare è necessaria la versione completa. Vuoi aprire il Nintendo eShop e acquistarla? Ma col ca... no, no, direi di no. Ok, ci sono poi il gran premio, il multigiocatore, il negozio, opzioni. Vabbè, questo alla fine quindi è Chocobo Racing. Ok, ditemi voi cosa ne pensate di questo Chocobo Racing. A me, detto in tutta onestà, proprio dato che non vedo perché non debba esserlo, sembra un clone tarocco di Super Mario. Ci sono anche gli strumenti, quanto avete visto, c'è quel raggio che ho usato per colpire il tipo, era praticamente un bush rosso, cioè aveva l'aimbot, aveva la mira per andare a colpire esattamente quel tipo ed era un bush rosso. Graficamente non mi sembra granché, sinceramente, ma... Devo abituarmi ovviamente alla grafica dei giochi su Switch, che è indubbiamente inferiore ai giochi che sono abituato a giocare su PC e o Xbox. Vediamo un po' appunto come andrà con Pokémon, perché ho fatto questo video apposta per prepararmi all'arrivo di Pokémon Scarlatto, che inizierò a registrare non appena mi arriverà. Purtroppo non sono abbastanza grosso da ottenere il gioco in anteprima, quindi l'ho dovuto comprare come tutti e mi arriverà. Spero durante appunto il day one. Da lì in poi devo registrarlo. Sapete che appunto esce di venerdì. Io purtroppo il weekend non ho sempre il tempo di registrare video, anzi quasi mai. E quindi probabilmente inizierò a registrare lunedì. Perché il tempo che mi arriva, il tempo che lo installo sulla Switch, e molto probabilmente arriva sera. Io non ho tempo di registrare nemmeno la sera, quindi molto probabilmente inizierò a registrare da lunedì e i video inizieranno ad arrivare da lunedì. I video di Pokémon Scarlatto. Quindi vediamo un po'. Io comunque vi ringrazio per aver seguito questo video un po' così, un po' strano. Vi ricordo che appunto potete iscrivervi al canale perché questo era un video di prova per iniziare a portare dei giochi anche da Switch. Vorrei farmi Nintendo Switch Online per poter portare anche qualche vecchio videogioco di casa Nintendo che magari non ho mai giocato. Colgo l'occasione del canale YouTube per recuperare anche appunto quelle vecchie perle che non ho mai potuto giocare. E appunto commentate, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo Chocobo GP, Chocobo Racing o Chocobo Racing. Io vi inoltre invito a iscrivervi al canale e vi rimando ad un prossimo video. Da Glacial Sphere è tutto. Ciao ciao!